Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro, anzi, meglio ancora, non facciamoci prendere in giro, perché qua questa è una questione proprio di presa in giro, di probabile sottile presa in giro. Questa situazione pandemica, questa pandemia che ormai ci ha distrutto la vita, ci ha condizionato la vita, questa situazione dove non siamo più in grado di decidere per noi, ma quasi dobbiamo essere supportati o monitorati o peggio ancora condizionati, perché non, quello che dobbiamo fare in casa lo sappiamo, ma siamo un po' così. Quello che dobbiamo fare fuori è legato a quello che ci dicono le norme di comportamento. Attenzione, fuori bisogna proteggersi, bisogna non avvicinarsi, bisogna non andare lì, per entrare al chiuso ti devi va bene, però attenzione, si è creato un terrorismo psicologico importantissimo e grandissimo. Io sono pienamente d'accordo che un'infezione è pericolosa, un'infezione che poi può arrivare a livello polmonare è assolutamente pericolosa per noi, per le persone, però attenzione, ci sono sempre state, le abbiamo sempre affrontate. Adesso in questo momento secondo me si sta andando all'esagerazione. La gente è terrorizzata, la gente è spaventata, la gente è, anche il semplice incontro tra due persone è, ci si evita, ci si passa a distanza, veramente. Entri in un negozio, ha disinfettato, ha messo i guanti, pulisca i manici del carrello, questo, cioè, va bene, però attenzione, perché la cosa non si ripercuota poi su quello che è la normale attività di ogni persona. Comunque io non faccio fatica a capire qual è la differenza tra pulito, sanificato, sporco, sterile, cioè quello che sono, perché lavoro nel settore. Ma la gente in questo momento pensa di doversi comportare come fare un intervento a cuore aperto, poi non si rende conto molto spesso che banalmente fa, magari commette delle sciocchezze, come se il chirurgo si lavasse, eseguisse il lavaggio al lavandino, la disinfezione, indossi i guanti e poi un attimo prima di approcciarsi o magari appena iniziato l'intervento si soffia il naso oppure si tocca la testa grattando perché sta pensando, oppure peggio ancora gli suona il telefono, guarda, risponde e rimette in tasca. Cioè, secondo noi siamo arrivati a questo livello, perché io vedo gente con mascherine, guanti, in macchina che guida, che esce di casa con le maschere, con i guanti. Sfido poi che non suoni il telefono e non risponda, capito? Ma questo, vabbè, è un discorso che forse avevo già affrontato e vabbè, e qui siamo terrorizzati. C'è il discorso economico, il discorso veramente economico, cioè il problema della gestione comunque dello Stato, che deve aiutare le persone in difficoltà, deve dare la possibilità a tutti di vivere, di poter vivere dignitosamente, cioè secondo ogni decoro, tutte le attività, cioè dare i soldi e mantenere, cioè deve far sì che comunque lo Stato faccia lo Stato e protegga i suoi cittadini da il rischio di avere problemi o comunque di non poter mangiare. E qui sorgono alcuni problemi, perché comunque ci sono delle situazioni ancora non risolte, alcune delle situazioni dove in pratica ancora delle persone sono in difficoltà, e questo è il problema principale, è quello che scatta nell'immediato. Categorie che ancora non sanno cosa fare, categorie che non hanno ancora la possibilità di lavorare, comunque di rimettere in pratica, di rimettersi in gioco, di rimettere in pratica, perché non c'è definizione, non c'è chiarezza, c'è paura, c'è questo terrorismo psicologico che è stato messo in atto
e la gente non può tirar su la saracinesca. Può aprire paradossalmente qualcuno con tutte le norme di sicurezza, ma altri sono ancora vincolati alla loro attività. Mondo dello spettacolo piuttosto che altre cose, bisognerà capire anche al cinema dove devi stare, a che distanza, le sedie, come sono messe, le poltrone, anche l'assurdo, la mascherina all'esterno, all'interno no, ma la mascherina ha senso allora quando si è a contatto con le persone, con una persona magari potenzialmente che non so, ma non all'esterno in mezzo alla piazza. Ecco, questo non ho capito il senso, qualcuno dovrebbe spiegarmi, di mettere la mascherina fuori dal cinema ed entrare al cinema e poterla togliere durante la proiezione. Ecco, questo dovrebbe essere una cosa che mi devono spiegare, perché in mezzo alla piazza all'aperto non si possono utilizzare si debbano utilizzare le mascherine e non si possa, cioè si possono togliere quando si è al chiuso. Ecco, queste cose qui non, sinceramente non le ho capite, però sostanzialmente c'è molta chiarezza. Poi subentrano tutti quelli che sbeffeggiano i tali governatori, questo, quell'altro, e quindi poi non si capisce più niente, perché è bello parlare male di questo, parlare male di quello. Secondo me in questo momento non c'è più, ma già negli ultimi tempi non c'è più, ci sono delle linee politiche, ma non c'è più una destra, una sinistra, non esiste più. Cioè, per me questo, io sono dell'idea che non c'è più una linea destra sinistra, perché ormai ci sono delle idee politiche, una persona che si candida e dice la sua opinione politica, e piaccia o non piaccia io lo voto, ma non per un orientamento destra o sinistra, che secondo me non esiste più, capito? Non esiste più, perché abbiamo ben visto che presidenti del Consiglio possono saltare da un partito, da un orientamento all'altro senza problemi e rimanere comunque al governo e spalleggiare chi teoricamente sarebbe di un lato piuttosto che l'altro. Però di fatto per me non esiste più destra e sinistra, esistono delle correnti di pensiero, no? Dovremmo orientarci a credere nelle persone, e però qua scatta il problema: queste persone poi ci dovremmo darle fiducia, e dovremmo comunque fare in modo che questi mettano in atto quello che promettono, perché poi se dopo le promesse non passano i fatti, o comunque se dopo le promesse non devono dimostrare che hanno realizzato quello che, allora lì è ben diverso, perché questo è un altro dei problemi nostri dell'Italia. Cioè, uno fa campagna elettorale praticamente a vita, poi riesce ad andare a governare e poi fa quello che vuole, non deve rendere conto a nessuno, deve rendere conto al suo elettorato, poi magari ancora peggio salta di palo in frasca. Ecco, saltare da un movimento a un governo all'altro, ecco, questo è già un altro problema. Però vogliamo capire che bisogna aiutare la gente, un popolo, una nazione comunque, ma anche il mondo intero deve aiutare la gente. Non ci si può permettere che ci sia gente che muore di fame e gente che spende o investe. Lasciamo perdere già l'andare sulla Luna, su Marte, fare cose fuori da ogni cosa, spende per le guerre, quando il mondo sta. Questo adesso è un discorso che è diventato molto più ampio, però vabbè, mi sentivo di dare questa mia impressione, o questa mia, esternare questo mio pensiero. Vabbè, niente, buona giornata, vi invito a condividere, iscriversi, cliccare la campanellina, e magari quando avrò un altro momento di esternalizzazione vi faccio sapere. Ciao, grazie.